Essendo una diretta sull'entità e con l'entità, le entità si fanno sentire, perciò hanno rallentato di tanto il mio computer. Vediamo come cambia la situazione nel corso della live. Quanto supporto possiamo avere dall'entità in questa live affinché possiamo sia ricevere di più riguardo a questo argomento, sia avere molte più informazioni sul mondo fantastico e magico dell'entità. Voglio assicurarmi che si senta bene, quindi fatemi sapere. E questa è la prima vera e propria diretta intitolata della serie Chiacchierata con l'entità. Chissà se ci sarà un seguito. L'idea è di fare una rubrica in base alle vostre richieste, prenderà vita ancora di più. E vedremo dove ci porta. Benvenuti intanto, benvenuti su questo gruppo fantastico dedicato interamente all'entità, agli spiriti e al metodo parlare con l'entità, ideato dalla fantastica Shannon O'Hara, che ha contribuito grazie a questo metodo che ha creato a migliaia di persone in tutto il mondo e io sono tra queste. Perciò, come può essere di così, quanto ancora possono contribuire questi strumenti a chi sta cercando più consapevolezza in merito, a chi ha difficoltà con l'entità, a chi non sa neanche che esistano le entità e a chi ha da sempre avuto un dono e si è ritenuto terribilmente sbagliato per averlo, rendendolo quasi un disturbo, se non addirittura qualcosa di più. Gli strumenti di parlare con l'entità hanno la capacità di trasformare qualsiasi situazione e di renderci consapevoli dove abbiamo a che fare con gli spiriti e come gestirli. Non da uno spazio di paura e di terrorismo o di hocus pocus, quanto da uno spazio di pragmaticità, di praticità. È un po' come la mia richiesta, in realtà sarebbe come sarebbe se davvero avere a che fare con gli spiriti fosse la stessa cosa del interagire con gli esseri umani o con le persone o gli esseri che hanno un corpo. E sì, quindi come sarebbe se facessimo tutti noi questa richiesta e diventasse ancora più in fretta disponibile? Perciò, cosa ci vorrebbe affinché l'interazione con gli spiriti sia normale quanto l'interazione con gli esseri umani? E con gli esseri umanoidi, cosa ci vorrebbe? Wow, quale mondo di inclusione, visto che adesso va tanto di moda, includiamo tutti, non separiamoci da niente e nessuno, come sarebbe se includessimo anche l'entità, in quanto la consapevolezza sapete che include tutto e non giudica niente. Però anche nel viaggio della consapevolezza o nel avere sempre più consapevolezza, in qualche modo gli spiriti vengono relegati da qualche parte, in un posto proprio da non guardare, da ignorare, da tipo sì, beh, non c'entra niente con me, non c'entra niente con me, lo farò forse, chi lo sa. Il punto è che non si tratta di un'area da nascondere, di un'area da possibile da relegare in quanto gli spiriti sono ovunque. Persino il tuo corpo è un'entità, persino il tavolo su cui mangiamo è un'entità, persino l'albero è un'entità, perciò avere la capacità di interagire, essere in comunione e comunicare con ogni genere di entità, incluso gli spiriti, lo spirito o incluso il fantasma o incluso l'angelo o incluso il demone, ci dà la capacità di essere pienamente noi stessi con qualunque cosa si mostri e con chiunque si mostri. Cosa ci vorrebbe per creare ancora più facilità con questo e ancora più. Sì, ancora più. Permetterci di ricevere la magia che è veramente disponibile in questo mondo. Da quando ho iniziato a permettermi di non avere più paura dell'entità e anzi gestirle, la mia vita si è trasformata a 360 gradi e sono più me stessa di quanto non lo sia mai stata prima, quando mi perdevo nei meandri, delle percezioni che avevo spacciandole per me. Perciò, come può essere di così? E oggi avete scelto di essere qui perché vi ho invitati alla tematica che avete scelto voi in realtà, ovvero sia come
come si sa che si ha a che fare con un'entità? E forse, ciao ragazzi, forse è proprio il primo step da considerare, soprattutto per chi non pensa di avere una capacità con gli spiriti, il che adesso come adesso mi risulta molto divertente perché è un po' come le persone non vedenti, no? O ipovedenti. Non è che non sono in grado di percepire le persone, semplicemente magari non le vedono, ok? E anche coloro che magari sono non vedenti e non sententi, hanno comunque la capacità di sapere che c'è un essere umano intorno a loro. Ecco, noi siamo un po' tipicamente i non vedenti e i non udenti. Verso gli spiriti, pur in realtà avendo a che fare con loro in un'infinità di modi diversi e facilmente le spacciamo per altro semplicemente perché non è normale avere a che fare con l'entità, giusto? Non è che potete andare in giro, almeno finora è stato così, tipo, ah, beh, ho percepito Pinco Pallino, ho percepito la tris nonna di a tua tris nonna l'ho appena percepita e mi ha detto che vorrebbe darti qualcosa in eredità. Non è normale. Normalmente quello che ci permettiamo di percepire al massimo è mentre dormiamo, perché se sogniamo sì, è considerato più normale. Se dice a qualcuno, sai, ho sognato la tua bisnonna, dice che ti vuole bene. Più socialmente accettato, vero? Perciò mi chiedo dove stiamo rendendo bizzarro questo argomento o misterioso questo argomento. In realtà potrebbe essere divertente renderlo misterioso ed è bizzarro. Il punto è come sarebbe se tutto fosse normale e niente fosse strano da dire, oh, ma questo non è possibile. Tutto è possibile, soprattutto con l'entità. Quindi come sarebbe se vi permettesse di surfare sulle onde della stranezza, del bizzarro, del mistero, del miracolo e della magia. Questo è davvero un ambito in cui potete dare sfogo alla magia che siete veramente, alla potenza che siete veramente e è lo spazio di comunione con tutti gli esseri che è possibile veramente. Buongiorno ragazzi, perciò come ci si accorge che si ha a che fare con l'identità? Superato lo spazio della stranezza, ah beh no, vabbè no, io non sento e non vedo, quindi non percepisco. Il percepire è molto diverso rispetto al sentire e al vedere, no, anzi, il percepire viene rallentato dal vedere e dal sentire. Perciò se siete interessati solo a capire, a vedere e a sentire, perderete il 95% della magia che è veramente disponibile con l'entità. Tante volte nel corso degli anni ho messo in discussione, tipo, vabbè, ma magari me lo sto inventando, o magari non è una cosa veramente reale, o chissà se veramente percepisco qualcosa o parlo da sola, ok? Me le sono poste queste domande. Ciò che ho notato, dopo aver messo per tanto tempo mi sono posta queste domande, mi sono resa conto che in realtà le cose, una volta interagito con l'entità, l'energia cambiava, le cose si muovevano, le situazioni cambiavano, avevo più facilità e in realtà avevo più pace. Perciò non è stato adesso dimostramelo, è stato un riconoscere man mano che questa cosa è reale. È tanto da non poter più essere cioè confutabile. Per me è inconfutabile che le entità ci siano e che si presentano e interagiscono con noi in maniera di infinita, in un'infinità di modi, tanto da rendere un po' difficile accorgerci che abbiamo a che fare con l'entità. Molto spesso le percezioni di entità vengono facilmente fraintese per altro e con altro. Cosa intendo con questo? Le entità possono presentarsi sia a livello di suono, sia a livello di voci, sia a livello di pensieri insistenti, sia a livello di sbalzi d'umore, sia a livello di sensazioni fisiche, dolori, prurito,
mal di testa, giramenti di testa, eczemi, addirittura l'esempio di mia madre di ieri, gonfio, pressione agli occhi che non sapeva più cosa fare e tantissime altre cose, mal di gestione, problemi allo stomaco, all'intestino. Ci sono un'infinità di modi in cui gli esseri o il nostro corpo ci comunica il fatto che stiamo percependo l'entità. Siamo noi che con la nostra bella mente ben confezionata non siamo in grado di riconoscere o di... Sì, di riconoscere che abbiamo a che fare con un'entità. Semplicemente perché diciamo, ah, ahi, c'ho un prurito, vado dal medico. Un esempio di questo è stato con il mio fidanzato Angelo, che all'improvviso, da che non ha mai avuto problemi del genere, gli è venuto un intenso prurito usando l'acqua. E dicevo, caspita, proprio un'allergia all'acqua doveva avere sto ragazzo, porca paletta. Finché ci siamo posti delle domande, ci siamo resi conto che in realtà si trattava di un'entità. E dopo 2 settimane di prurito intenso, dopo aver fatto la doccia, semplicemente interagendo con l'entità, quel sintomo non si è più presentato. Ecco, quello che dico sempre nelle classi di parlare con l'entità è che i sintomi, i vari disturbi o i problemi sono semplicemente un segnale d'allarme o di attenzionarci che c'è qualcosa lì e una volta riconosciuto non c'è più motivo che esista. Perciò mi chiedo quanto potreste interfacciarvi attivamente con l'entità affinché i sintomi, la sofferenza, i disturbi non debbano più avere motivo di esistere. Ok? E quanto più facile sarebbe la nostra interazione con l'entità se fossimo disposti a riconoscere ciò di cui siamo consapevoli piuttosto che nasconderci dietro un sintomo o dietro un problema, no? Come sarebbe se ci permettessimo e di affacciarci con facilità a questo mondo degli spiriti, dell'energia, che in realtà l'entità sono energia, come noi, semplicemente in maniera diversa. Non hanno un corpo, perciò hanno solo l'energia, ecco. Perciò, come ci si accorge che si tratta di un'entità e non di un disturbo vero e proprio fisico? Anche perché la maggior parte dei sintomi di parlare dell'entità, della percezione di entità, può essere davvero un sintomo fisico o un sintomo di qualcos'altro. Okay? Quindi, come nella consapevolezza e con l'energia, non esiste un se ho questo sintomo, allora significa questo, allora devo fare questo. È molto poco lineare ed è tutto può essere tutto. Perciò lungi da me dire, ah, se hai il mal di testa, ah, allora è un'entità, vai a pulire l'entità. Di norma sì, soprattutto con le persone che sono ampiamente percettive, molto sensibili, empatiche e così via. Ma, essendo parlare con l'entità in realtà basato sulle domande come Access Consciousness, cosa c'è alla base del riconoscere ciò con cui hai a che fare? Esattamente una domanda. Oh, domande! Anche qui no! Sento qualcuno dire no, altre domande. Sì, eppure sono le domande che permettono estrema facilità in questo mondo in cui la mente non può andare. Infatti, la mente depone le armi appena iniziata una classe su parlare con l'entità, o una diretta su parlare con l'entità, o una introduzione di parlare con l'entità. Proprio dice: vabbè, qui esuliamo proprio da ciò che quello che ho concluso che è normale, perciò basta, mi zitto e fai tu. Perciò è uno spazio davvero indefinito, magico e a cui puoi. Che puoi navigare solo utilizzando il tuo sapere e le tue percezioni. Il leggero pesante e tutti gli strumenti base che avete imparato nel corso del tempo con Access Consciousness. Come quindi si è certi di avere a che fare con l'entità? Ponetevi una domanda. La mia domanda più gettonata con il mondo degli spiriti o nel mio quotidiano è:
siccome so che sono percettiva identità, molto gettonata come prima domanda da pormi è: verità, è questa un'entità o qualcos'altro? Ok? Se è leggero che è un'entità, allora inizio a pormi altre domande, che magari saranno sede per un'altra classe o un'altra diretta insieme. Comunque viene ampiamente affrontato nelle classi parlare con l'entità, che vi suggerisco, se state lavorando tanto con le persone, non sapete neanche quante volte nelle sessioni che faccio o nelle classi di tutt'altro tipo che faccio esce fuori l'argomento identità, semplicemente perché sono ovunque e in realtà cerco la nostra attenzione, ok? Perciò la mia domanda principe nell'avere a che fare con l'entità, cioè riconoscere che ho a che fare con l'entità e pormi la domanda: verità, è questa un'entità? Oppure sto percependo un'entità e non sto riconoscendo? Ok? E se vi alleggerite, allora è un sì. Il mio suggerimento per voi in questo gruppo è, se non avete ancora fatto la classe di parlare con l'entità all'inizio, è quello di dire all'entità di aspettare fin quando voi avrete più strumenti per gestirle. Una cosa che c'è in questo gruppo e che vi suggerisco ampiamente sono 30 dirette che ho fatto a febbraio di quest'anno, giornalieri, sulla pulizia di identità. Queste possono davvero contribuirvi perché la maggior parte degli spiriti con cui interagite vogliono semplicemente essere facilitate o puliti, tra virgolette, ma facilitati, cioè desiderano avere più chiarezza affinché possano fare una scelta diversa. Ok? Quindi potete utilizzare ampiamente quelle dirette. Ve le suggerisco. Ok, se avete gli strumenti necessari potete andare avanti ed esplorare ciò cioè di cui si tratta. Di norma, quando riconoscete che è un'entità, quel sintomo cessa di esistere. Ok, di norma. Se è leggero che si tratta di entità, appena lo riconoscete, cessa di esistere, altrimenti se è uno spirito piuttosto insistente, lì siate veementi nel dire vieni quando sono più equipaggiato di strumenti, senza andarci a impelagare in situazioni anche non tanto difficili, però in situazioni che non conosciamo. Perciò la domanda principe per rendersi conto che si ha a che fare con l'entità e chiedersi: verità, è questa un'entità o altro? Ok, cosa sto percependo qui? Di cosa sono consapevole? La consapevolezza cambia l'energia e funziona magicamente. Una prima domanda, Elvira dice: possono rientrare di nuovo gli occhi una volta ripulito il corpo? Ecco, qua si entra in un argomento davvero un po' leggermente diverso, semplicemente perché magari non tutti sono a conoscenza dell'argomento di walk-in. Comunque, come con tutto, si tratta di una scelta. Perciò, uno non può veramente pulire niente che sia presente nel corpo di una persona se quella persona non vuole veramente lasciargli andare. E se quella persona li lascia andare ma poi si sente solo, tenderà a richiamarli. Ok? Quindi qui magari si apre un argomento affascinante da trattare, ovvero sia quello della scelta con gli spiriti. Al di là di questo, se non c'è una scelta in quella direzione, non si può creare quella cosa, non si può creare quella situazione. Perciò mi chiedo quali domande avete voi in merito? E vi invito davvero, se riconoscete che ci sono cose intasate nella vostra vita o avete particolari manifestazioni del corpo, che ci sono dei disturbi, o dei pensieri ossessivi, o tristezza improvvisa, o depressione, o qualsiasi sintomo, dategli una chance. Ponetevi la domanda, tipo, è questa un'entità?
vedete cosa si mostra, se davvero vi alleggerisce o vi appesantisce. Se vi appesantisce potete utilizzare qualunque altro strumento di access, se vi alleggerisce l'entità potete semplicemente dire all'entità di attendere fin quando avrete più strumenti o di contribuirvi a riceverli con più facilità o magari partecipare a una classe su parlare con l'entità che è davvero di contributo anche come igiene quotidiana. Daniela dice, discorso Covid, le entità possono essere di contributo? Interessante. In che senso? E rispetto a cosa? Magari puoi esplicitare questo, Dani. Oh mio Dio, stiamo già da 20 minuti qua. Ok. Comunque potete continuare a commentare questo video fino al nostro successivo, quindi al nostro prossimo video. Mi farà piacere anche rispondervi. Man mano e vedere cos'altro si mostra. Perciò datevi una chance per questa settimana almeno, vedete per ogni pensiero, sentimento, emozione o situazione intasata se si tratta di entità. Ok? Verità è questa un'entità? Leggero o pesante? Ok? Mi piace che qualcuno risponda alle domande fatte, ma in maniera errata. Comunque. Daniela dice, ci stanno bombardando che sta tornando Covid, interessante punto di vista. Allora, cosa sai, Dani? E allo stesso tempo, anche senza l'entità, la gente è piuttosto stupida. Perciò, sono malintenzionati. Quindi, entità o non entità, cosa sai e quale contributo possiamo essere noi nel cambiare le cose? Ah, dici che possono essere di contributo le entità? Le entità possono essere un contributo alle cose a cui noi scegliamo di contribuire. Ok? Quindi alla grande. Ok, allora fate domande, siate nella domanda, è questa un'entità o qualcos'altro e vedete cosa si mostra. E siete sempre invitati a porre domande in questo gruppo in quanto è dedicato ampiamente agli strumenti e totalmente agli strumenti di parlare con l'entità. Un'altra cosa a cui volevo invitarvi, ah sì, a fine mese, il 29, terrò una introduzione di 2 ore rispetto al pulire la casa, dall'entità, dalla A alla Z. È una chiamata introduttiva di specialità fantastica, super ricca, online, a cui vi invito davvero di esserci. È la prima volta cioè da tanto tempo che non si tiene questa chiamata in Italia o in italiano, perciò quale occasione migliore per pulire i vostri ambienti dall'entità? E cos'altro? Ah sì, a ottobre ci sarà una classe, parlare con entità che terrò dal 13 al 15 a Torino o intorno a Torino, in un posto meraviglioso, misterioso e magico, e a cui vi invito calorosamente dal vivo. Cosa può creare? Ok, e cos'altro? Ah, a Verona a novembre? Sì, comunque vi darò più. Ah no, l'ultima settimana di ottobre vi invito a una classe su entità a Verona. Detto questo, ragazzi, intanto ci vedremo qui sul gruppo. Fate domande, non andate mai nella confusione o non andate mai nella paura e siate potenti. Un grosso abbraccio per oggi e cos'altro è possibile. Ciao, ragazzi!